Buonasera amici e ben ritrovati a Ricette di Classe. Ormai il Natale è alle porte e come tradizione all'alberghiero Casini si festeggia quella che è considerata la ricorrenza più importante dell'anno con una cena che come ormai tradizione all'insegna della solidarietà. L'artefice di tutta la regia di questa serata è il professor Gennaro Liparulo. Come abbiamo organizzato e qual è il programma della serata? Allora, ormai è il secondo anno che facciamo questa serata. Abbiamo detto l'anno scorso a Valentina, la mamma di Edo, che Edo entrava nella famiglia dell'alberghiero e così è stato. Abbiamo organizzato in questo modo che tutta la scuola, tutti i colleghi hanno voluto partecipare a questa festa, amici, parenti, e con un menù a base naturalmente di pesce di un certo livello e giocando con il gioco della tombola. Abbiamo dei premi che regaliamo a tutti quanti, con i bambini facciamo giocare i bambini, quindi diciamo che anticipiamo la festa di Natale all'alberghiero. Proprio per dare questo senso di una famiglia, di una famiglia che tutta insieme si adopera per aiutare un bambino sofferente che ha bisogno di grande aiuto. Esatto, hai detto bene, una famiglia che per noi ormai Edo è il nostro fratello e quindi non è un aiuto, è proprio una cosa normalissima, per noi ci viene proprio spontaneo, normale, anzi soprattutto in questo periodo ci rende ancora più orgogliosi, più felici e ci riempie immensamente di felicità. Per i ragazzi è una grande lezione perché si sottolinea un aspetto importante del Natale, che è appunto quello della solidarietà e non del Natale consumistico. Professore, come avete preparato queste tavole natalizie? Vedo che non mancano le candele, non manca la tradizionale stella di Natale. Sì, candele, stella di Natale e poi la classica mise en place con forchettina per l'antipasto, forchetta per il primo, coltello per il secondo con la forchetta e una forchettina sopra al tovagliolo per il nostro dessert finale. E durante la cena abbiamo fatto dei regali, quindi diciamo li facciamo fare dai bambini, così coinvolgiamo tutti quanti per questa grandissima festa. Voglio aggiungere che quando le classi hanno saputo di questa cena, naturalmente volevano partecipare tutte quante, infatti abbiamo tantissimi ragazzi questa sera in servizio, pronti lì, tutti schierati per servire al meglio i nostri numerosi ospiti. Quanti saranno, professore? Sono tanti. Più di 100, sentito. 100, sì, sicuramente. E la cosa più bella però c'è stata con la solidarietà di alcune aziende che ci hanno voluto aiutare, sponsorizzare la serata. E non sponsorizzare perché loro non la pensano così, hanno detto vogliamo aiutare questa serata per far sì che l'aiuto che noi diamo venga dato, ecco, tutto a queste... Sia valido, sia consistente. Esatto, questa onlus che hanno creato. Certo, e allora siccome... Il Natale comunque è festa, è gioia, è allegria, e che cosa c'è di meglio che sedersi intorno ad una di queste belle tavole e degustare le varie preparazioni che i nostri chef con i loro studenti hanno preparato in cucina. Andiamo a vedere, a fare capolino e a curiosare che cosa stanno preparando. Professor Vangeli, allora questo menù di che cosa si compone? Allora, stasera abbiamo preparato un salmone marinato con l'anice stellato,
che è questo piatto qua, che è un salmone che è stato tenuto 2 giorni sotto sale con delle bacche di ginepra e dell'anice stellato che gli dà una caratteristica nota profumata. Poi viene servito con una maionese all'aglio che la mettiamo pochi secondi prima che il piatto esca in sala, e questa la guarnizione è una salsa di barbabietola con del pomodoro confit. Bene, poi vediamo come si procede per la realizzazione. Dopo l'antipasto, di prima abbiamo dei paccheri che vengono serviti con una salsa di calamari con i pomodori secchi, le olive e i capperi, che è una salsa molto molto forte che si accompagna molto bene con, secondo me, con i paccheri. E di secondo invece abbiamo preparato dei filetti di orata gratinati con una panatura, con una panur di pane grattugiato e timo e maggiorana, che viene servito su una salsa di cavolfiore e di contorno abbiamo messo dei broccoli e degli scaloni brasati. E per quanto riguarda il dessert, poi ci trasferiremo in un altro laboratorio dove il professor Bettarelli con i suoi studenti sta provvedendo a completare appunto il dolce. Oksan, allora, con il professore abbiamo già visto la marinatura del salmone. Come si procede poi per completare questo piatto? Cosa abbiamo aggiunto ancora? Allora, abbiamo bisogno della crema di barbabietole, che si fa cuocendo le barbabietole e poi frullandole col latte. Dopodiché, appunto, alcuni studenti hanno tagliato finemente il salmone, abbiamo aggiunto i pomodori confit, qualche pinolo tostato in forno, e insalata e del melanzano. Certo, però poi viene accompagnato questo piatto con questa salsa all'aglio. Come la facciamo? Alla fine questa salsa all'aglio praticamente è della maionese diluita con dell'olio all'aglio e serve come accompagnamento. Benissimo, e l'antipasto è pronto. Siamo qui con Valentina, la mamma di Edo, che ha fondato una Onlus. Con quali finalità? Abbiamo fondato questa Onlus perché abbiamo un bambino di nome Edoardo che ha una malattia rara, e siccome noi siamo stati sempre fortunati perché le persone negli anni parlando di questa malattia ci hanno sempre aiutato, abbiamo deciso con altre 4 famiglie di fondare questa Onlus con la finalità di aiutare le famiglie, di sostenerle nei diritti burocratici, di sostenerle con le terapie riabilitative private anche all'estero, e comunque di fare, come abbiamo iniziato noi a Sarzana, di fare inclusione scolastica e anche nella collettività delle persone. Certo, perché le spese per curare queste malattie rare sono veramente ingenti. Sì, noi spendiamo di terapie sui 1.200 euro al mese, e senza le persone che ci hanno sempre aiutato con gli eventi, con le donazioni private, con le bomboniere che io comunque faccio da 2 anni, riusciamo comunque a sostenere queste spese. Queste raccolte fondi sono importanti anche per la ricerca? Certo, perché le malattie rare come quella di Edoardo sono 100.000 in tutto il mondo, quindi con la ricerca delle malattie rare anche le nostre donazioni vanno comunque al MEI, alla Teleton, cerchiamo comunque di aiutare i bambini che noi siamo ancora senza diagnosi, ce ne sono tante, quindi le malattie rare vanno comunque sostenute. Edoardo l'ha definito il professor Liparulo il nostro fratello, è veramente un bambino stupendo. È un bambino amato, noi comunque con le persone, tutte le persone che ci vogliono bene, non ci siamo mai sentiti soli in questi 6 anni. Grazie veramente, perché l'importante quando siano bambini così disabili, gravi, è non sentirsi soli. La soddisfazione è nostra se si riesce anche per poco comunque a fare qualche cosa per aiutare questi bambini. Sì, è tantissima, devo ringraziare veramente tutti. E adesso vediamo come abbiamo realizzato il primo piatto. Qui c'è il condimento, sono dei calamari, calamari che poi andranno a condire i paccheri. Esatto. Che abbiamo già scottato, professore? No, assolutamente, questa pratica che fanno nei ristoranti è proprio da bandire. Benissimo, allora, come abbiamo preparato questo piatto? Allora, questa è una salsa che è stata fatta
un paio d'ore fa. È una salsa a base di olive, pomodori secchi, calamari, un fondo di cipolla, carote e sedano con un po' di aglio e prezzemolo. Sono stati cotti per almeno un'oretta in modo che i calamari facciano tutto il loro percorso di cottura e dovrebbero essere molto teneri. Adesso purtroppo sono un po' poco lucidi perché è una salsa che si opacizza molto velocemente, ma appena la andiamo a saltare con la pasta dovrebbe riprendere lucentezza. I paccheri sono da cuocere, sono una cottura piuttosto lunga, ma ci permette anche di riuscire a tenerli in padella qualche minuto in più, e quando ci sono così tante persone da una parte è scomodo perché cuociono in 15 minuti, dall'altra ci aiutano perché prima di scuocere passa molto più tempo e quindi riusciamo a giocare qualche minuto durante il servizio. Professore, pasta di Gragnano, trafilata al bronzo, rigata, non rigata, che cosa è meglio scegliere per questa preparazione? Allora, questa è una salsa, come vedete, molto ruvida, quindi un pacchero liscio va più che bene. Al contrario, forse magari una salsa di muscoli, una salsa di vongole che non ha tanto sugo, sarebbe molto meglio un pacchero rigato. Torno un attimo sul condimento. I calamari sono stati tagliati a metà nelle sacche oppure lasciati gli anelli, vedo? Sono stati tagliati ad anello perché riprendono un po' la forma del pacchero, però non è fondamentale. Si possono fare a taglio a listarelle, a cubetti, è indifferente. Quindi, riassumendo, abbiamo fatto un fondo con... abbiamo fatto un fondo di aglio e prezzemolo, cipolla, carote e sedano, abbiamo fatto rosolare. Una volta che è rosolato abbiamo messo le olive, i capperi e il pomodoro secco. Immediatamente dopo i calamari tagliati, i calamari buttano fuori un sacco di liquido, facciamo evaporare tutto questo liquido, mettiamo del vino bianco, tanto vino bianco, perché immaginate che in questa salsa ce ne sapore. Sono, esatto, ce ne sono quasi 5 litri, e poi viene fatto cuocere un'oretta a fuoco basso, il calamaro fa tutto il suo percorso di cottura, quindi si indurisce e poi ritorna tenero e basta. I giochi sono fatti. Ed eccoci al piatto di mezzo, dei filetti di orata che sono stati cotti al forno, ricoperti da una panur. Ne parliamo con Tarabella che li ha seguiti particolarmente. Allora, abbiamo sfilettato questa mattina i pesci spinati e poi li abbiamo fatti messi in frigo. E successivamente questa sera abbiamo messo la gratinatura, che è composta da mollica di pane. Abbiamo fatto frullare. Frullata con aglio, prezzemolo, timo e maggiorana. Di contorno abbiamo dello scalogno brasato e dei broccoli spadellati. Spadellati, suggerisce il professore. Benissimo, che abbiamo fatto prima scottare, professore. Questi sono scottati in acqua e sale. Hanno cotto un minuto, sono ancora molto croccanti perché dopo li saltiamo in padella con dell'olio e un po' d'aglio, e è importante che vengano cotti poco perché sennò dopo, quando li ripassiamo, si rompono tantissimo. Questa è la panur. Questa è la panur, è quella che dà la croccantezza al piatto. Non l'abbiamo ancora panati bene perché se lo paniamo troppo presto il pane diventa molliccio, quindi un minuto prima di infornarli li andremo a ripassare in questo modo qua, e in questo modo la panur rimane bella croccante e un pochino bruciacchiata. Ecco, e quindi volevo far notare come questi filetti sono stati messi nella teglia in modo tale che la pelle rimanga sotto. Esatto, viene messa sotto, si fa solo per i filetti in panur, perché se fosse un filetto di pesce al forno normalmente si cuocerebbe a pelle all'insù, perché il cliente deve sempre vedere il colore della pelle del pesce. In questo caso noi li serviamo al contrario, perché gratinare sulla pelle è poco carino, diciamo. Certo. Un filo d'olio anche sopra e poi si... Assolutamente. No, perché nella panur dobbiamo far colorare un po' il piatto e l'olio lo ammorbidisce parecchio. Li mettiamo in forno a quanti gradi? 100 gradi. Quanto tempo? Poco. 6-7 minuti, e i nostri filetti di orata sono pronti.
menù, professoressa, che offre più di uno spunto di riflessione per i vari ingredienti dal punto di vista naturalmente nutrizionale. Bene, è un menù di pesce e di verdure. In particolare abbiamo utilizzato delle verdure che di solito non si usano tanto in cucina, come ad esempio la barbabietola. La barbabietola è intanto un tubero come le patate o il topinambur, ma hanno, diciamo, delle proprietà un po' diverse, un po' particolari. La prima proprietà è che, nonostante sia un tubero, la quantità di amido presente è un pochino più bassa, mentre prevale un pochino la componente dolce. L'altro aspetto è invece la presenza di antociani, sostanze colorate importantissime perché hanno un effetto antiossidante, antitumorale, antinvecchiamento. E sarebbe opportuno fare in modo che nella nostra alimentazione ogni giorno ci sia un alimento di ciascuno dei cinque colori della salute, cinque colori del benessere. E quindi diciamo che la barbabietola offre una possibilità, insomma, di avere questo colore blu-viola che di solito è abbastanza difficile da trovare. Di là dei pentoloni giganteschi stanno facendo bollire l'acqua, dove verranno poi cotti i paccheri conditi con un sugo a base di calamari. Che cosa dire di questo pesce? Bene, diciamo che il calamaro fa parte dei molluschi e noi siamo abituati a considerare i molluschi come, diciamo così, un pesce abbastanza da scartare per via del contenuto di colesterolo. E invece sono stati fatti degli studi specifici sia sui molluschi bivalvi, quindi sulle conchiglie come le vongole, le cozze, anzi i muscoli come diciamo noi a Spezia, e sia sugli altri tipi di molluschi, quindi gasteropodi o altri tipi, cefalopodi in particolare. Questi studi hanno dimostrato che in realtà il colesterolo presente, ad un'analisi un po' più attenta, è costituito da fitosteroli, che sono invece delle molecole simili al colesterolo che però aiutano, diciamo così, ad eliminarlo dal nostro organismo. E questi fitosteroli deriverebbero nel calamaro dall'alimentazione di questi molluschi a base di alghe. Certo. Qui davanti invece abbiamo i filetti di orata pronti per essere infornati, che sono stati ricoperti da questa panatura che a lei, dottoressa, piacerà molto perché è fatta con erbe aromatiche, con pancarré frullato. Bene, diciamo che l'uso delle erbe aromatiche nella nostra alimentazione dovrebbe essere praticamente quotidiano e dovrebbe essere proprio la base. Questo è uno dei principi della dieta mediterranea. Nella piramide diciamo dell'alimentazione mediterranea figurano proprio le erbe aromatiche, che hanno un posto di rilievo quasi, diciamo, alla base della piramide, perché le erbe aromatiche consentono non solo di ridurre l'uso del sale, ma soprattutto di arricchire la nostra alimentazione di preziosi microelementi, tra cui anche lo zinco, il selenio, sostanze protettive come polifenoli, che ci permettono, diciamo così, di avere una funzionalità perfetta dal punto di vista metabolico ed enzimatico. Certo, dovendo scegliere, è meglio lo scalogno o la cipolla? Bene, diciamo che sono due prodotti molto diversi, soprattutto come gusto. La caratteristica che hanno in comune è quella di possedere delle sostanze importanti, tra cui l'allicina, che hanno una potenziale, diciamo, funzione antiossidante, antinvecchiamento, antitumorale, e soprattutto tutta la famiglia, diciamo così, l'aglio, la cipolla, il porro, lo scalogno, ha una capacità nella riduzione della formazione di vasi sanguigni all'interno dei tumori, quindi inibiscono l'angiogenesi. Ecco, per quanto riguarda la prevenzione alle malattie antitumorali, anche il broccolo mi pare che abbia queste proprietà, è vero? Esattamente, le crucifere, quindi i cavoli in generale, sono dei vegetali fondamentali nella nostra alimentazione, però dobbiamo stare attenti alla cottura, e vedo che il professore è riuscito a mantenere un colore verde brillante. Il fatto di mantenere il colore verde brillante è indicativo del fatto che sono stati mantenuti tutti i preziosi antiossidanti che si trovano all'interno, che sono essenzialmente dei composti solforati, quelli che quando fuoriescono, perché sbagliamo la cottura, li cuociamo troppo, danno quel caratteristico, diciamo, odore poco gradevole. Quando invece si mantengono in questo stato, quindi si cuociono poco e si riesce a mantenere il colore brillante, questi composti rimangono all'interno e non generano neanche l'odore sgradevole nella nostra cucina. Teresa, come sempre, è stata molto esaustiva e ci ha dato delle indicazioni veramente importanti per la nostra salute e il nostro benessere.
E siamo arrivati alla parentesi che tutti aspettano, quella del dolce, di cui si è occupato il nostro chef Bettarelli con i suoi ragazzi. Allora, che cosa abbiamo preparato? Allora, è un dolce semplice che lo facciamo molto spesso perché è piacevole. È una sfoglia zuccherata caramellata in forno e poi la serviamo con una crema bavarese, quindi legata con la gelatina di pesce, e abbiamo abbinato un frutto di stagione, l'arancia. E l'abbiamo fatta sia sotto sciroppo la polpa, sia la scorza candita in uno sciroppo un pochino più caramellato. Bene. Allora, scendiamo un pochino di più nel dettaglio. Per esempio, dunque, la pasta sfoglia, ovviamente voi la fate, però si può trovare anche in commercio già pronta. E quindi l'abbiamo porzionata già in precedenza, quando l'abbiamo messa nel forno? Abbiamo fatto delle tipo lingue lunghe e poi l'abbiamo spolverata di zucchero a velo e l'abbiamo passata in forno fino a cottura. Benissimo, ma quanti gradi? Un forno basso? No, 180 gradi. 180 gradi. Deve avere un po' di calore per poter gonfiare meglio. Ecco, poi le abbiamo tagliate a metà, sì, per poterle farcire queste parti, queste porzioni. Benissimo, e le abbiamo riempite con questa crema. Come l'abbiamo fatta? E questa è una crema pasticcera praticamente, e abbiamo utilizzato 8 tuorli a litro di latte, 250 grammi di zucchero e 80 grammi di maizena. Abbiamo fatto una comune crema pasticcera. Al termine, quando è pronta, aggiungiamo 12 grammi di gelatina. Quando comincia a raffreddare aggiungiamo 1 litro di panna montata senza zucchero e poi abbiamo questo risultato, che è una crema praticamente un pochino più solida, rimane un pochino più... Ecco, quando è ultimata bisogna farla un po' riposare in frigorifero. Bisogna farla raffreddare almeno 4 ore in frigorifero, deve essere bella. 4 ore, bene. Andiamo alle guarnizioni. Questi sono... queste sono delle arance pelate a vivo? Sì, abbiamo prima tolto la scorza dalla parte gialla e l'abbiamo utilizzata per farla candita. L'abbiamo sbianchita 3 volte in acqua pulita per togliere l'amaro e poi l'abbiamo passata in un caramello. Sbianchita significa in acqua bollente? Acqua bollente, l'abbiamo fatta 3 volte in acqua pulita proprio per eliminare le parti amare. E poi? Diceva? Abbiamo fatto del caramello, abbiamo aggiunto dell'acqua e l'abbiamo sciolto e abbiamo aggiunto le arance e le abbiamo fatte cuocere qualche minuto. Ecco, per fare il caramello semplicemente si usa dello zucchero e si mette sul fuoco basso. Abbiamo fatto solamente del caramello normale e poi l'abbiamo decotto con dell'acqua e abbiamo ottenuto uno sciroppo. Benissimo. È la polpa, l'abbiamo pelata a vivo, l'abbiamo tagliata a cubetti e l'abbiamo ricoperta con uno sciroppo di zucchero cotto a 120 gradi. Basta, semplicemente. E là, diciamo al nostro regista Maulella di inquadrare il piatto finito, il dolce finito. Basta una spolverata di zucchero a velo, tanto per renderlo un pochino più accattivo. Con le scorzette comunque di arancia servono più che altro per decorazione, ma sono buone anche da mangiare. Danno un sapore molto, molto, diciamo, caratteristico al dolce. Bene, c'è proprio da leccarsi i baffi anche con questo dolce. Nel frattempo il professor Gennaro Liparulo, collaboratore alla presidenza dell'Istituto Alberghiero Casini, che è stato veramente infaticabile, ma ciò nonostante soddisfatto del risultato di questa serata. Tutti hanno aderito con gioia all'invito di aiutare questa Onlus neonata per sostenere la ricerca e aiutare questi bambini affetti da malattie rare. Professore, vogliamo rivolgere un augurio a tutti i nostri telespettatori per concludere questa ultima puntata del 2019? Assolutamente sì, intanto voglio ringraziare Tele Liguria Sud che ci segue sempre da tanti anni. E poi una serata, che dire, una serata bellissima, una festa immensa per questa Onlus, per questo bambino, fatta alla casa dell'alberghiero. Questo è importantissimo, ci teniamo sempre a dire, è una scuola, ma una scuola familiare. Noi siamo una grandissima famiglia e accogliamo chiunque ha bisogno di qualsiasi cosa. Noi siamo pronti, siamo degli insegnanti, ma soprattutto siamo degli educatori. Cerchiamo di... dare delle competenze a questi ragazzi, quindi spero e mi auguro che sia un buon Natale veramente per tutti. Grazie. E farli crescere con dei sani principi. Soprattutto con dei sani principi. Auguri dalla famiglia dell'alberghiero. La cena, come potete vedere, sta volgendo al termine. La serata si è svolta
in una maniera veramente stupenda, all'insegna dell'allegria e dell'amicizia tra grandi e piccoli, così come deve essere lo spirito del Natale, della festa che ormai ci attende tra pochi giorni. E allora colgo l'occasione per fare a tutti voi, cari telespettatori, i miei più sentiti e sinceri auguri non solo di Buon Natale ma anche di Buon Anno. Ci ritroveremo nel 2020 sempre qui dall'alberghiero con i nostri ragazzi che cercano di dare il massimo, di mettersi in evidenza per costruire il loro futuro, guidati dai nostri validissimi docenti, e tutti quanti, tutto il personale della scuola augura a voi telespettatori tanti cari e affettuosi auguri e un buonissimo 2020. Arrivederci.